Benvenuti, sono qua dall'aeroporto BLQ di Bologna, sono le 4:30 di mattina, questo è MTE, io sono M e sto per partire per il viaggio della speranza, tante belle ore di aereo su due aerei diversi, prima fermata a Francoforte, sono con Bacassan, guardatelo qui, ecco qua, nuova ala BLQ rimessa a posto, peccato sia tutto totalmente chiuso, sono le 4:30, cosa volete, a dopo. Nuova tappa, siamo all'aeroporto di Francoforte, nell'area internazionale, aspettando i voli che se ne vanno dall'Europa. Dietro di me c'è il Bacassan, che vi saluta. Sono solo neanche le 9 di mattina e ne abbiamo ancora per 3 ore da aspettare. Sarà dura arrivare dove dobbiamo arrivare. Vabbè, penso che l'abbiate capito. Ce ne andiamo a Tokyo, in Giappone. Ciao! Le 4 ore stanno per passare, siamo pronti, stiamo quasi per partire, l'aereo è già di pronto, guardate, è un aereo dell'ANA, quindi compagnia giapponese, vediamo, sarà un lungo viaggio. L'aereo dell'ANA, siamo appena portato i pasti, potete vedere il Bacassan che ha preso il menù giapponese, io invece ho preso per un puro fattore di calorie, quello lo strano, western, si dice così. Guardate, ho già il terrore perché ci sono delle penne con salmone e ketchup su. Tutta storia. Adesso vi faccio vedere, siamo attorniati domenica giapponesi. Arrivati ad Haneda, era ora, nel passato del tempo, quella di dietro è Yuko-san e di fianco c'è il Bacassan, lì che ci osserva. Ci ha fatto una sorpresa, Yuko ci è venuta già a trovare all'aeroporto e adesso andiamo all'ostello, stiamo in piedi da troppo tempo, non capiamo più niente. Sono poco più delle 10 di mattina, sono sempre M, sempre più devastato, siamo al parco di Ueno in centro a Tokyo. Il Bacassan, come vedete, fa il bambino sul bruco, mentre Yuko si è svaccata brutalmente a riposarsi. C'è un'umidità incredibile. E sì, l'umidità è come quella di Bologna, forse anche peggio, e vi ricordo solo una cosa. Non venite mai a Tokyo in agosto, mai. Sono le 4 passate del pomeriggio, dietro di me avete appena visto Bacassan e una sfilza di tori. Siamo al Nezu Jinja Shrine, un posto certamente non molto noto ai turisti perché è molto fuori mano. Abbiamo dovuto fare molto strada a piedi e tanti cambi di metropolitana, ma alla fine il risultato è molto bello perché è un posto incantevole all'interno della città di Tokyo da visitare. La giornata finirà prima o poi. Siamo arrivati ormai alle 6 di sera, siamo abbastanza distrutti, vedete il Bacassan lì dietro che ha lo sguardo impietrito. Adesso ci facciamo una doccia perché ho fatto un conto, sono circa 60 ore che siamo in giro più o meno svegli e di queste 60 ne avremo dormite 8, giusto Baca? Così. Poi andremo a mangiare qualcosa da qualche parte e poi a letto perché non ne possiamo più. Ciao dal vostro M e dal Bacassan qua dietro.